Giovanna di Chantal nacque a Dijon in una famiglia nobile. Suo padre, rimasto vedovo con figli piccoli, si prese cura della loro educazione con amore e dedizione. Giovanna era quella che rispondeva meglio alle sue attenzioni, crescendo in un ambiente di profonda fede. A 20 anni, Giovanna sposò un barone che serviva il re. Si dedicò subito alla gestione della casa e alla cura dei domestici, assicurandosi che seguissero i precetti della religione cristiana. Ogni sera si pregava insieme e, nei giorni di festa, tutti andavano a messa. Il destino, però, aveva in serbo per Giovanna una dura prova. Un giorno il barone fu invitato a una battuta di caccia. Durante l'inseguimento della selvaggina, un amico, scambiandolo per un animale, gli sparò accidentalmente, uccidendolo sul colpo. Giovanna, rimasta vedova a 28 anni con 4 figli piccoli, affrontò il dolore con coraggio e fede. Ripeteva spesso: «Signore, avete spezzato i miei vincoli. Ora posso offrirvi una vittima di lode». Desiderava dedicarsi completamente a Dio, ma il dovere di crescere i suoi figli le impediva di seguire questo sogno. Sentiva il bisogno di una guida spirituale che potesse indirizzarla. Un giorno, durante la preghiera, il Signore le mostrò una visione di un uomo che doveva aiutarla. Quando incontrò Francesco di Sales, riconobbe in lui l'uomo della visione e gli aprì il suo cuore. Francesco la guidò con saggezza e la aiutò a compiere i suoi doveri di madre, facendola diventare una figura fondamentale per l'istituto che stava fondando. Prima di entrare nel convento, Giovanna chiese la benedizione di suo padre. Il presidente fremiò, con il cuore spezzato dal dolore e le lacrime agli occhi, gridò: «Mio Dio, non posso oppormi ai vostri disegni, anche se mi costa la vita. Vi offro questa cara figlia, degnatevi di riceverla e farne la mia consolazione». Guidata da Francesco, l'ordine della visitazione crebbe e prosperò, diventando un luogo di grande virtù. Giovanna era così piena di amore per Dio che spesso esclamava: «Amore, amore, voglio parlare solo di amore». Morì in pace, lasciando un'eredità di fede e devozione. Il racconto di Giovanna di Chantal è una storia di amore, sacrificio e dedizione. La sua vita ci insegna che, anche nelle prove più dure, la fede e l'amore possono guidarci e darci forza. Giovanna è un esempio di come la grazia divina possa trasformare il dolore in bellezza e la sofferenza in speranza. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.